17, poi il datato primato della Baccini che ha resistito fino allora per 20 anni, 24-37, poi la Cattaneo 24-39 e eccola Ludovica Galuppi 24-44 di questa mattina. Poi Elisa Marcello si è migliorata fino a 24-85, primo anno di categoria per l'argento delle cadette nei 300 dello scorso anno. Lavinia Paoletti migliorata a 25-20 e poi Agnese Musica, la campionessa italiana della specialità all'aperto lo scorso anno a Rieti, 25-10 in batteria, non ha fatto impressione enorme, ma potrebbe anche aver amministrato, lei che ha corso in 24-87 quest'anno. A Rieti all'aperto fu prima sui 200, terza sui 100, terza sui 60 a questo campionato, dietro a Galuppi e Pagliarini. Se la Galuppi è quella di questa mattina non ce n'è per nessuno. Dietro sfida molto equilibrata per l'argento, un occhio anche al cronometro. Galuppi comunque già stamani sembrato spingere fino in fondo, vediamo partenza, chissà che non abbia spinto troppo e che magari stasera non riesca a replicare, però la partenza di quelle alla Galuppi velocissima, bene dietro anche Elisa Marcello, all'interno Agnese Musica, attenzione, molto veloce Galuppi che controlla in curva, la Musica prova a insidiarla ma è ancora lontana, la Marcello con un bel rettilineo finale, compostissima l'azione della Galuppi che va a chiudere in 24-20, 24-20, terza prestazione italiana di sempre, vedremo l'approssimazione dei centesimi ma non cambia, dietro Chiara Gherardi e Dalia Caddari, c'è Ludovica Galuppi, un primato italiano ieri, un altro grande prestazione quest'oggi a poco più di 10 centesimi dal primato italiano. Grande campionato per Ludovica Galuppi. Double come lo scorso anno, più dello scorso anno per Ludovica Galuppi. Eccolo il sorriso.